Il Pineto si conferma squadra a Mazzagrandi e dopo Vispesaro e Vastese espugna anche il De Marsi, battendo di misura l'Avezzano con una prova di sacrificio e carattere. Mister Giampaolo, costretto a rinunciare a Bisegna e Persia per squalifica, inserisce a centrocampo D'Ambrosio. Infortunato Di Curzio, la coppia d'attacco è Cerone dos Santos. Assenze pesanti anche in casa Pineto, dove alla squalifica di Pepe si aggiunge l'infortunio di Mariani, e con Zane e Gragnoli acciaccati in panchina, Amaolo schiera Esposito tra le linee e 6 under, tra cui il classe 2000 di Renzo, all'esordio stagionale. In avanti spazio a Di Rocco e Tomassini. Prima del fischio d'inizio, affidato all'arbitro Ciaccaglia di Iesi, la società biancoverde tributa un riconoscimento alla tifoseria avezzanese per i suoi 40 anni di attività, mentre uno striscione recita 1977-2017, onore alla vecchia guardia. Gara equilibrata in avvio. Al quinto Tomassini gira dal limite, Lombardo blocca. Risponde all'ottavo Deramo, il diagonale è preda di Giachetta. L'Avezzano prende campo e prova a fare la partita. Il Pineto chiude bene gli spazi e non rischia. Anzi, al 23esimo, alla prima vera occasione utile, gli adriatici passano in vantaggio con un lampo di Tomassini che dai 25 metri sorprende Lombardi con un tiro potente e preciso che si insacca all'angolino. Seconda presenza e primo gol stagionale in maglia biancazzurra per l'attaccante ex Montevarchi. Pronta la risposta biancoverde 3 minuti più tardi con Bianciardi, che conclude di poco oltre la traversa. Ma l'occasione più ghiotta per pareggiare è quella che capita al 35esimo sui piedi di Cerone, abile a coordinarsi ma sfortunato nella conclusione, che lambisce il palo alla sinistra di Giachetta per poi spegnersi sul fondo. A inizio ripresa Giampaolo decide di inserire un altro attaccante, Pollino, in luogo di un centrocampista, D'Ambrosio, nel tentativo di scardinare le maglie ben strette della difesa pinetese. E al quinto, proprio il neo entrato tenta la girata sugli sviluppi del calcio dalla bandierina, ma Giachetta è attento e pare in tuffo. All'undicesimo, azione concitata in area avezzanese, con la sfera che è deviata sembra aver varcato la linea di porta, ma l'azione viene fermata per fuorigioco degli attaccanti biancazzurri. L'Avezzano, con Dos Santos controllato a vista da Pomante e Orlando, si affida alle incursioni degli esterni Pollino da una parte e Pellecchia dall'altra, che al 17esimo prova da posizione defilata ma trova l'opposizione di Giachetta. La regola non scritta del calcio colpisce ancora e 3 minuti più tardi il Pineto raddoppia. Pezzotti approfitta di un disimpegno non impeccabile e serve Ciarcelluti, libero di impattare di testa e depositare in rete la palla del 2-0 pinetese. Sulle ali dell'entusiasmo il Pineto potrebbe anche chiudere la partita al 23esimo, ma Pezzotti da ottima posizione si fa ipnotizzare da Lombardi. I locali cercano di riorganizzarsi e dopo il colpo di testa di Menna fuori bersaglio riescono ad accorciare le distanze al 34esimo. Azione insistita dei biancoverdi di casa, con Giachetta che prima si immola su Menna ma nulla può sulla girata dalla parte opposta di Pellecchia, che forse complice una leggera deviazione accorcia le distanze e riapre la partita. Nel finale è forcing biancoverde nel tentativo di recuperare il gol di svantaggio. Al 36esimo Pellecchia di collo pieno spedisce oltre la traversa. Al 41esimo Bianciardi mette alla prova i riflessi di Giachetta, che si salva distinto, ma è in pieno recupero che l'Avezzano ha la palla più ghiotta per il 2-2, ma Priorelli spreca incredibilmente, spedendo al lato per la disperazione dei sostenitori marsicani. Dopo 11 risultati utili consecutivi si interrompe così la striscia positiva dei biancoverdi, che pagano un primo tempo troppo remissivo. Dopo 4 pareggi torna invece alla vittoria il Pineto, che inanella il 12esimo risultato utile consecutivo e può affrontare con la giusta carica l'ultima sfida casalinga prima del giro di boa contro la rinforzata recanatese. Big match invece per l'Avezzano, atteso in casa della capolista matelica. Mister, si è interrotta questa striscia positiva lunghissima, durata 11 partite della serie. Anche l'Avezzano è umano e allora poteva succedere. Volendo fare un'analisi, forse sull'economia del risultato ha pesato il primo tempo. Sì, effettivamente il primo tempo secondo me l'abbiamo regalato, perché non era il solito Avezzano con quella intensità, quella voglia di recuperare i palloni. Di conseguenza siamo stati un po' passivi, tra virgolette, nonostante il fatto che il Pineto è una squadra molto fisica, per cui erano bravi a coprire tutti gli spazi e poi a ripartire. Noi lì siamo stati poco bravi a gestire la palla, dovevamo avere più pazienza, però alla fine devo dire che poi il secondo tempo abbiamo giocato solo una porta, ci è mancato per poco il gol, abbiamo avuto diverse occasioni.
Dispiace perché la squadra aveva questa consapevolezza, questa voglia di vincere le partite, si è visto benissimo anche il secondo tempo. Capita, non dobbiamo fare assolutamente drammi perché questa squadra è solo da proteggere e da elogiare. C'è da dire che oggi c'erano però anche delle assenze importanti perché non c'era squalificato Persia, mancavano anche i nuovi arrivati di Curzio e Bisegna, oltre ovviamente agli altri infortunati come ad esempio il portiere Chicco Fanti. Sì, abbiamo diverse assenze, giocatori fuori che di grandissima qualità, Persia per noi è un giocatore fondamentale, ma lo stesso Di Curzio, lo stesso Chicco Fanti, ma i ragazzi hanno fatto bene. Dobbiamo assolutamente ricominciare da capo, con grande tranquillità, con grande fiducia. Domenica ci aspetta una partita fondamentale dove l'Avezzano ha tutti i meriti per fare una grande partita e sono convinto che a Materica riscatteremo questa prova, diciamo, opaca, ma soprattutto sul primo tempo, perché il secondo tempo non posso assolutamente dire niente. Mister, complimenti, una vittoria intelligente come la prestazione dei ragazzi in campo. Sì, dobbiamo fare più che intelligente una grande partita di sacrificio e di interpretazione. Avevo chiesto ai ragazzi prima di affrontare l'Avezzano, avevo spiegato un po' la propria forza, come dovevamo interpretare la partita. I ragazzi l'hanno fatto alla lettera e abbiamo limitato l'Avezzano nei propri punti di forza. Siamo stati aggressivi, siamo ripartiti, abbiamo fatto due gol e ne potevamo fare qualcuno in più. Qualcosina abbiamo sofferto, per era inevitabile ad Avezzano non subire qualche situazione favorevole, però se analizziamo i 90 minuti sicuramente la vittoria è meritata. Avrebbe firmato per un pari prima della partita? Ma io non firmo mai per un pareggio. Avevo detto che anche oggi, se sulla carta partiamo un po' svantaggiati visto le sei assenze che avevamo dall'inizio, iniziando la partita con sei under e con un esordiente, un 2000 dal primo minuto in campo, avevo detto che nel campo del calcio non c'è niente di impossibile, bisogna crederci e lottare, però non te lo regala niente, nessuno, te lo devi andare a prendere, noi ce la siamo andati a prendere questa vittoria.